Allora, l'argomento della termodinamica sono. Allora, le grandezze fisiche fondamentali. P, V, T. Conoscerne. Conoscere, ora, il volume no, ma la pressione un minimo, sapere che è una forza fratta una superficie, la temperatura sapere come si misura a grado Kelvin, a che si riferisce, via dicendo, ok? Poi, gas perfetti, sapere la definizione, rarefatto, in presenza solo di non legami, di interazioni chimiche tipo di Van der Waals, perché le particelle sono lontane e quant'altro, va bene? E dell'equazione caratteristica. Sì. Tu sei indietro 20 minuti. Ok? Poi, dopo aver fatto i gas perfetti, le trasformazioni. Prima di tutto il significato di trasform, cosa vuol dire che si trasforma? Si trasforma PVT. Quindi ho lo stato termodinamico. Lo stato termodinamico è PVT noto, vero? Cioè io ho il corpo. Anzi, facciamo una parentesi. Qui, definizione di sistema. Ambiente. Questo lo do per scontato, aperto, chiuso, isolato. Chiaro? Stato termodinamico, ovviamente, del sistema. Cosa vuol dire? Che P, V e T sono noti. Chiaro? Ok? Se io ti dico stato termodinamico A, vuol dire il sistema P, V e T noti. Trasformazione intende questo. Sì. Chiaro? Poi cominciamo a vedere i tipi di trasformazione. Prima ancora. Diamo una definizione. Equilibrio termico e termodinamico. Cosa sono, vero? E c'è nell'appunto la definizione, che è l'equilibrio termico e che è l'equilibrio termodinamico. Poi, le trasformazioni. Sempre generiche. Reversibili e irreversibili, cosa vuol dire? E poi tra le trasformazioni reversibili, vedere isobara, isocora, isoterma e adiabatica. Questa è la prima parte. Poi, la seconda parte riguarda la parte, diciamo, dell'energia, vero? Quindi, le eventuali definizioni di valore specifico. B, V, scusate, CP e CV. Chiaro? Poi la definizione di energia interna. Calore e lavoro. Allora specifico rispetto CP e CV. Poi
l'energia, energia interna, calore e lavoro. A questo punto c'è da fare il primo e secondo principio termodinamico. Poi c'è, infine, rendimento termodinamico, macchia di Arnau come applicazione particolare. Un appendice non è aggiungere nulla. E poi come calcolare lavoro, variazione energia interna e calore nelle quattro trasformazioni, che poi è una semplice applicazione, ve l'abbiamo detto. Quindi calcolare il lavoro U e Q nelle trasformazioni isocore, isotermo e adiabatico. Che è un'applicazione, tutte l'avevi fatto fino ad ora, che volendo, se lo volete definire, è una terza parte. Ora, se qualcuno di voi mi dice, professore, la roba io ho studiato la prima e la seconda parte, la terza vengo dopo, deve venire una volta in più, fermo restando che quando viene a fare la terza parte, la prima e la seconda deve sapere, perché se no non posso fare la domanda. Però non voglio dire, professore, mi interroga, se c'è tempo, fate una lista delle interrogazioni, me le presentate e io le faccio. Bene? Tutto chiaro? Avete dubbi? Quindi fatemi una lista delle interrogazioni. Chiaro? Io ho da fare due compiti. Il compito della dinamica di corpo e il compito di sistemi. Poi ho finito. Chiaro? Quindi, seriamente, ho da farvi l'argomento dell'elettromagnetismo, che farò dalla prossima settimana. Poi ho finito la dinamica di corpo, l'ho finita come teoria, c'è da fare solo l'esercizio e imparare a farlo. Chiaro? Io non litigate di venire tutti il 30 maggio a dire no, vengo io, no, venga lui, no, vengo lui. Non venite. Fate la lista e vi prenotate. Se uno salta il turno, lo perde. Salvo che non trovi il compagno, lo sostituisce. Perché quando c'è una lista, se uno mi manca, lo metto in fondo, ma in fondo probabilmente tu c'è tempo. Chiaro? Quindi fatela subito la lista. Però ragazzi, cioè, bisogna anche mettere tipo io termodinamica non ce l'ho da recuperare. Posto.